è un momento importante oggi in particolare che Umberto è uno dei grandi lettori. E quindi la figura di suo papà oggi mi è particolarmente vicina. Ecco, si ricordava, si diceva poco fa, un uomo forte, impegnato e forte soprattutto perché è libero. Questa sì, è una bella immagine sì, da regalare anche sicuramente, a questi giovani. Sì, sicuramente la qualità che mi è stata messa evidenziata oggi è vera, autentica e è ancora oggi molto attuale. Grazie. Allora, come ti senti? Mi sento onorato, lusingato e ovviamente Giorgio Ambrosoli non può che essere un esempio perché cioè, se riuscissi anche a fare un millesimo di quello che moralmente ha fatto, non materialmente perché lì non ci arriverò mai, però moralmente ha fatto mi sentirei già iperrealizzato. Sono state usate tante parole per descriverlo, c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare che resterà, insomma, che ti aiuterà nel tuo percorso? Senz'altro l'integrità morale che anche l'ha portato a sacrificare anche tanti valori magari familiari o comunque personali, anche tanto tempo libero e passioni per un ideale che poi è riuscito a portare a termine pur nella maniera tragica in cui è finita la sua vita, però comunque ha lasciato un esempio e oggi appunto ne continua il suo esempio e grazie al Comune di Milano che continua a portare avanti in una maniera non soltanto simbolica ma anche fattiva questo esempio di una persona da seguire. In bocca al lupo. Crepi.